Buongiorno dalla Puglia, da Luigi Santarelli, Enrico Galletti. Ieri abbiamo salutato Giusy Legrenzi, per lei sono cominciate le vacanze estive, ma diamo il buongiorno a Fulvio Giuliani da Milano. Buongiorno Fulvio. Ma cari ragazzi, cari amici, buongiorno, buon agosto, buon esodo, primo agosto, sabato, voglio dire, più di così è impossibile, lo abbiamo ascoltato anche in linea diretta. Caro Luigi, come stai? Enrico, buongiorno, salutateci, salutatemi la Puglia, con calore. Te la saluteremo, ti saluteremo tutti che qui cercano, ma dov'è Fulvio Giuliani? Dov'è Fulvio, a Milano. Fulvio Giuliani, qua di là. Tra l'altro abbiamo già saputo che hai beccato i rossi anche stamattina. Assolutamente, rigorosamente tutto torna istantaneamente alla normalità in una Milano abbastanza addormentata, con un discreto traffico ovviamente in uscita in queste ore per chi è in partenza e chi si godrà semplicemente il weekend. Vedo già, per chi ci segue in radiovisione, Davide Giacalone. Caro Davide, buongiorno, buon weekend anche a te e buon agosto. Buongiorno, bentrovati, buon inizio d'agosto. Esatto, di questa estate particolare che viviamo e vivremo insieme, ad analizzare quello che, Davide, partiamo da qui leggendo Repubblica, Corriere della Sera, le aperture. Nel caso di Repubblica ritornano i contagi, Corriere, timori per i nuovi contagi, siamo lì. Allora, punto primo, lo avevi detto, lo avevamo detto, era abbastanza prevedibile che con il massiccio muoversi degli italiani per le vacanze. Cari amici, ricordiamoci che se due mesi fa ci avessero detto, due mesi e mezzo, dai, ci avessero detto comunque andrete in vacanza, molti non ci avrebbero creduto. Quindi, punto primo. Punto secondo, è evidente che era da mettere in conto questa risalita con milioni di italiani in spostamento. Poi ci sono tante altre riflessioni da fare, naturalmente, sui tipi di contagi che si stanno registrando, sul rispetto, come dire, flessibile, uso un eufemismo, del distanziamento sociale in diverse situazioni. Davide, da dove vuoi partire? Allora, l'avevamo in qualche modo visto, ma niente di straordinario, è assolutamente il banale buonsenso. Il punto è che ci sono delle cose che però sfuggono al buonsenso e finiscono con l'essere un po' preoccupanti. Allora, prima di tutto, oggi c'è un pezzo sul Messaggero del professor Ricolfi, che mi avete sentito nominare più volte, forse vi siete stufati, ma il professore Ricolfi è analista dei dati. All'inizio di questa storia fu abbastanza allarmista e lo prendemmo tutti, diciamo, un po' sotto gamba, che tu hai esagerato. Beh, adesso, diciamo, esagerato non era. Adesso la sua considerazione è questa: qual è la differenza di oggi rispetto all'inizio di questa faccenda della pandemia? Primo, che un po' abbiamo, diciamo, soprattutto le strutture sanitarie hanno preso la capacità di gestirla la faccenda, che non è poco. Secondo, la temperatura, cioè, fa caldo, si sta all'aperto, non c'è lo smog, non c'è l'umidità e non si sta al chiuso, quindi questo aiuta. Ma dal punto di vista numerico, terzo, forse la cosa più importante è che la base dei contagiosi è oggi molto più bassa di quella che all'epoca non si conosceva, cioè si giocava a mosca cieca. Quindi l'importante è che non salga, perché non salga occorrono alcune cose. Ovviamente ha ragione il Presidente della Repubblica da vendere quando dice che la libertà non consiste certo nel potere contagiare gli altri. Però adesso usciamo un poco dal fatto sempre di responsabile degli altri. Ormai è costume sociale. Io ho in tasca la mascherina per entrare nei posti, non mi ricordo più da quanti giorni, forse settimane devo dire, le vedo al braccio di chiunque, ormai si usano al posto del braccialetto. Ora, all'inizio di questa storia c'era stato detto: guardate che le mascherine devono essere usate per al massimo 6 ore, tolte da dietro con l'elastico senza toccarla e buttarla tra i rifiuti, tra l'indifferenziato. Tutto questo è storia, cioè non esiste più nella realtà. E la mascherina che cos'è oggi? È semplicemente un obbligo formale, cioè siccome se in un determinato posto non la metto, mi fanno la multa, io la metto. Allora, anziché continuare a lanciare, diciamo, dati e allarmi, sarebbe interessante qualche informazione in più se si è evoluto il pensiero sulle mascherine o se è diventata esclusivamente una mascherata. Perché questo, diciamo, lo vuoi comunicare alle persone. Secondo, io ti ricordi, Fulvio, le iniziali difficoltà dell'applicazione Immuni. Io stesso l'ho scaricata, poi l'ho tenuta libero un po', poi insomma, diciamo, mi sono fatto coraggio perché sono un attempato signore senza dimestichezza digitale, ma era facilissimo, e l'ho attivata. Oggi sulla stampa c'è un pezzo di una signora
che racconta la esperienza di una signora che dice che è stata la prima individuata con questo software, però sono arrivati un sacco di messaggi a persone che non avevo mai incontrato e che non stavano manco dove stavo io. Io continuo a ricevere messaggi dal mio telefono che mi dice: nella zona in cui lei si trova non è coperta da notifiche immuni. Io mi trovo in Italia, cioè non sono uscito dall'Italia, non lo so, così non ha senso. Cioè, bisogna stare attenti quando si fanno queste cose, perché da una parte è vero ed è giusto ed è bene che ci sia un tono allarmato, e dall'altra bisogna stare attenti a non essere, a non perdere qualsiasi credibilità. Cioè, che ci facciamo con questa roba? La mascherina serve soltanto per non prendere la multa o per non prendere il virus? L'immuni serve per dire che l'ho scaricato o serve perché qualcuno si attiva a fare qualche cosa? Su questo devo dire che il fatto che il governo, poi il dibattito politico istituzionale si sia concentrato sul fatto se è prolungare o meno lo stato di emergenza, come se fosse una sorta di prerogativa o addirittura di privilegio governativo, quando poi nei fatti, nella pratica, non si vede nulla di tutto questo. E in ultimo, sui treni ad alta velocità finisce si può adesso viaggiare a pieno regime, come del resto, cioè tutti i sedili pieni, come del resto si fa sugli aerei adesso. E beh, considerato che le ferrovie sono dello Stato, io vorrei sapere dal mio Stato: ma c'è un allarme o no? Perché in caso contrario, diciamo, avvertitemi. Stampa. Ci spostiamo sulla prima del Sole 24 Ore. C'è un pezzo di Giovanni Tria, ex ministro dell'economia: non perdere tempo sul MES, senza il fondo salva stati niente piano per la sanità. Abbiamo bisogno di maggiore spesa pubblica, dice, la priorità è appunto la sanità, ma si rimanda e si riparte annunciando un'altra task force. Il titolo d'apertura del Sole 24 Ore: PIL meno 12,4%, il premier Conte accelera il piano UE, l'Istat, calo congiunturale peggiore dal 95, consumi interni in frenata ed entro martedì le proposte dei ministeri per poter avere i finanziamenti europei. Davide. Sapete come la penso, perché ci siamo tornati più volte. Credo che l'ex ministro, comunque non ex, professor Tria abbia perfettamente ragione. Senza i soldi del movimento, del meccanismo europeo di stabilità, non è possibile realizzare alcun piano sanitario. Però è anche vero il contrario, attenzione. Senza alcun piano sanitario, i soldi del meccanismo europeo di stabilità è solamente un debito in più, un debito molto conveniente, un debito a un tasso molto favorevole, è sempre un debito. Allora il tema è: noi continuiamo ad andare avanti con forme di accudimento della crisi, cioè ormai noi siamo specializzati nello spendere per accompagnare, accudire, lenire, consolare, sostenere, ma ci fosse un'idea, qualcuno da qualche parte abbia messo una pietra che abbia a che vedere con il dopo. Ha ragione oggi sul Corriere della Sera Federico Fubini. Cioè, sembra quasi che ci sia convinti che questa disponibilità finanziaria sia totalmente gratis, non lo è manco per niente. Cioè, un giorno poi il conto arriva. Quel giorno non è che uno dirà, dice: ah, avevate detto che era gratis. No, non ho mai detto una scemenza simile. A tutto ha un prezzo, comunque un debito, primo. E secondo, che sia eterno, cioè che per l'eternità sia possibile poter, diciamo, avere questa disponibilità e andare avanti. Non è eterno, essendo limitato nel tempo, tu devi concentrare nel tempo le scelte che fai per poi continuare a crescere per i fatti tuoi, altrimenti niente, altrimenti è solamente un modo per ingannare l'attesa di cosa? Di quello che arriverà per il peggio. Ora tenete presente che al momento, che io sappia, se non mi è sfuggito qualche cosa, non è ancora chiaro chi deve elaborare un piano per l'utilizzo dei fondi europei. Io non lo so, cioè sento parlare di cabine di regia. Ogni volta che sento parlare di cabine di regia mi viene l'orrore, mi viene l'orticaria, perché ho già capito che ci sarà la lite per entrare in cabina, poi cosa si fa in cabina si vedrà col tempo, ognuno ci mette la sua. Non è questo di cui ha bisogno l'Italia. E ora abbiamo prima fatto gli auguri a chi si avvia a partire per le vacanze, parte il 1 agosto, ma non è che puoi sentire ora, dice, la settimana prossima i ministeri presenteranno, oggi è venerdì, presenteranno i loro rispettive proposte e piani. No, questo è il momento della sintesi, bisognerebbe chiudere, ma non ci sono stati gli stati generali
a mio avviso servivano a niente, ma per chi li ha convocati evidentemente a qualcosa non serviva. Dice che balle sempre qui a criticare. Ho capito, ma non c'è niente, c'è una valanga di quattrini che viene indirizzata verso il nulla. Quando hai poca acqua per l'orto e la sprechi tutta tirandola nella siepe dei rovi, è un problema, te lo devi porre, perché non ci sarà una sola zucchina da mangiare. Torniamo sul Corriere, Davide. In questi giorni si parla ancora molto della questione immigrazione. Le parole nelle pagine interne del ministro dell'interno Lamorgese: rimanderemo a casa chi sbarca, più rimpatri con aerei e navi, chi arriva non sarà regolarizzato, servono corridoi umanitari per chi è nei centri gestiti dal governo libico, da domani ci sarà una nave per l'isolamento e ne arriverà una seconda. Sì, ma a parte la nave e l'isolamento, che è legata naturalmente alla vicenda specifica, al periodo specifico della pandemia, alla fine, ragazzi, queste sono le cose che abbiamo sentito ripetere da governi di diverso colore per, diciamo, da troppo tempo. Ci saranno i rimpatri, i clandestini. Non è mai esistito un governo in Italia che abbia tollerato i clandestini. Purtroppo ne sono esistiti tanti, uno appresso all'altro, che non sono riusciti a gestire gli sbarchi di persone che arrivano irregolarmente. A quel punto devi saper distinguere se si tratta di profughi che hanno diritto a essere accolti, ma non è che hanno diritto perché sono nati in una situazione disagiata, hanno diritto perché noi siamo un luogo civile di questo mondo. Il giorno in cui neghi questo diritto sei tu che diventi un incivile disagiato mentale, non loro. Quindi, e dagli altri che invece non hanno automaticamente alcun diritto ad entrare, però tu non hai la capacità di rimpatriare, e soprattutto tu sei lo stesso identico soggetto che dall'altra parte hai bisogno di immigrati. Ve la ricordate durante la pandemia? Oppure tutti quanti abbiamo ormai la memoria che si cancella ogni 24 ore, durante la pandemia che non si riusciva a raccogliere la roba nei campi perché mancavano immigrati regolari, stagionali, che arrivano, lavorano, poi se ne vanno. Allora, riuscire a gestire questa cosa non è semplice, ovviamente se ne rende conto chiunque sia ragionevole, però continuare a dire li rimpatrieremo tutti, non tolleremo i clandestini e faremo i corridoi umanitari, ecco, mi domando se su questi corridoi qualcuno ogni tanto riflette sul fatto che le parole dovrebbero avere una qualche riferimento alla realtà. Corridoio con o senza mascherina, e così ci colleghiamo al primo ragionamento fatto. Tra poco. Davide, posso portarti per qualche secondo sulla prima, anzi ci restiamo perché spunti già li abbiamo presi dal Sole 24 Ore. Sono molto incuriosito, centropagina, fotonotizia: Londra vende borsa italiana, ipotesi di cordata tricolore, aggiungiamo noi perché lo si legge poi nel pezzo, con perno CDP. Subito sotto, FCA limita le perdite a 1 miliardo, va benissimo, e poi di spalla ASPI, Autostrade per l'Italia, Italia tratta con CDP. Insomma, CDP, che cos'è, la nuova IRI? È il passepartout per nazionalizzare qualsiasi cosa? Posso chiedertelo, perché francamente rischiamo di creare un'entità astratta, mentre CDP è qualcosa che avrebbe uno scopo ben preciso. Sì, anche degli obblighi di tutela dei quattrini che gestisce, perché per si tratta di risparmi postali, cioè non è che si possono mettere a rischio più di tanto. Cassa Depositi e Prestiti è diventato un modo per rinviare i problemi. Tu hai citato Autostrade per l'Italia. Sì, noi abbiamo sentito, basta, questa è la linea, si fa l'aumento di capitale. Cassa Depositi e Prestiti finanzia l'aumento di capitale, i Benetton, che poi sarebbe Atlante, ma vabbè, ma lasciamo perdere, vanno ridotti ai minimi termini, se ne escono e poi facciamo la quotazione, e con questo abbiamo, diciamo così, messo il costume da bagno, preso la tavola da surf e siamo andati verso il mare. Salvo, noi abbiamo detto guardate che non può funzionare così, e difatti non funziona così. Primo, perché non c'è il prezzo di acquisto e bisognerà pur pagarlo. Secondo, perché gli altri soci, i Benetton, i celebri Benetton nell'Atlantica, non è la maggioranza dei soci, è un pezzo, la maggioranza sono altri, hanno detto scusate, ci spiegate esattamente perché dovremmo essere espropriati, e terzo, soprattutto adesso dicono, dice, no, facciamo allora prima la quotazione in borsa, cioè è un caos. Tu usi Cassa Depositi e Prestiti per dire ho risolto il problema, ma in realtà non l'hai risolto neanche praticamente. Circa borsa italiana era stata acquistata dalla borsa di Londra, la Brexit pone anche quel problema, è stata messa in vendita, il bene dell'Italia e delle imprese italiane, dei risparmiatori italiani, è che la borsa sia amministrata in maniera trasparente,
che sia posseduta da cordata tricolore o altrimenti variopinta cambia relativamente poco, perché è importante che invece chi controlla, per esempio la Consob, abbia un ruolo di totale autonomia e per certi aspetti anche di antagonismo rispetto agli azionisti della borsa, nel senso di antagonismo, di conflitto fra interessi che sono e devono restare diversi. Che succede il giorno in cui il proprietario e il controllore fanno capo alla medesima cassa? Succede il peggio e non sarebbe neanche la prima volta. Davide Giacalone, grazie. Termina qui la rassegna stampa di Non Stop News. Appuntamento domani mattina alle 7:10. Grazie a voi, buona radio a tutti.